Il Parlamento europeo ancora una volta ha dimostrato di voler tenere alta l'attenzione nei confronti di crimine organizzato, corruzione e riciclaggio. Una serie di priorità contenute in un cronoprogramma che dovrà essere realizzato durante la prossima legislatura, dall'abolizione del segreto bancario alla eliminazione dei paradisi fiscali, a un contrasto più forte alla corruzione transnazionale attraverso una ridefinizione del sistema burocratico oggi spesso lento e farraginoso in molti Stati membri. E ancora la previsione della fattispecie associativa di stampo mafioso in tutti gli Stati membri per garantire quale presupposto della cooperazione giudiziaria di polizia fra gli Stati membri, che le decisioni giudiziarie decise da un tribunale o da una procura possono essere applicate automaticamente nel territorio dello Stato membro nel quale dovranno essere applicate. Cosa significa concretamente? Abbiamo bisogno di una condivisione di dati e di informazioni, abbiamo bisogno che tutti gli Stati membri comprendano che la sfida è europea, che il sistema è essenzialmente economico e che va fronteggiato attraverso uno sforzo corale che attraverso il voto di oggi, 29 voti a favore e soltanto 6 astenuti, nessun voto contrario, testimonia ancora di più di una forte condivisione, di una forte volontà del Parlamento europeo di contrastare i sistemi criminali complessivamente intesi.